Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Più muratore che carrozziere. Morris ha infatti ricostruito un muro preso a picconate dagli attacchi della Serie A prima del suo rientro. Non è un complimento gratuito, ma la traduzione in parole di numeri inequivocabili. Quando in campo c'è il baluardo di Giulianova, il Lecce subisce la metà. Tre volte sceso in campo, contro Palermo, Novara e Cesena, e tre gol ha subito la squadra giallorossa, due però su calcio di rigore. A fare da contrasto i 13 subiti negli altri 7 turni, quasi due a partita. La matematica parla chiaro, ma ancor più netta è la sensazione di tranquillità che il centralone riesce a trasmettere, tanto a chi va in battaglia al suo fianco quanto a chi soffre sugli spalti o davanti alla TV. Con Morris in campo è un altro Lecce. Sarà carisma, sarà leadership, saranno le sue abilità o il suo spirito guerriero. Di certo il suo recupero è stato ossigeno per la corsa dei giallorossi. Uno spirito guerriero che rappresenta il filo conduttore di una carriera che lo ha visto scalare il calcio italiano. Decisivo l'incontro con Novellino a Genova. A Bergamo arriva il primo scherzo del destino. Squalifica per 2 mesi in seguito ad una vicenda legata al calcio scommesse, che lo vede coinvolto con Ciccio Flachi. Morris ha le spalle larghe, rientra e trascina i nero-azzurri alla salvezza, meritandosi le attenzioni del Palermo. Anche in Sicilia le sue prestazioni sono maiuscole e questa volta a fargli la corte sono le big, Inter e Milan, ma anche le sirene inglesi di Everton e Portsmouth. Ma quando sta per arrivare il grande salto, ad un passo dall'azzurro nazionale, ecco il secondo ostacolo. La positività alla benzoilecgonina, uno dei metaboliti della cocaina. Lo stop è lungo e lo vede 2 anni lontano dai campi. 2 anni difficili, riempiti dall'affetto della gente di Palermo e da quello di Maurizio Zamparini. Morris continua ad allenarsi e collabora con quelli che il calcio, aspettando il suo rientro, che arriva a fine campionato. Su di lui scommette forte il Lecce, che lo sceglie per rinforzare una difesa non propriamente solidissima. La prima ufficiale, in coppa con il Crotone, sembra però l'ennesima mazzata. Infortunio al menisco. Anche questa volta, carrozzieri è più forte del destino avverso, ed il suo rientro corazza la retroguardia salentina. Simbolico il suo applauso sotto la Nord dopo il deludente 1-1 con il Novara. Io comprendo i tifosi, sono andato sotto la curva a salutare tutti, abbiamo preso i fischi, perché è giusto che loro vogliono i punti, vogliono vedere la vittoria, non interessa il bel gioco. Maiuscola la prestazione del Manuzzi. È lui che ha sempre messo la faccia per difendere questo gruppo e il tecnico di Francesco continuerà a dire che i meriti non sono suoi. Va bene Morris, ma con te il Lecce e i suoi tifosi si sentono al sicuro. E se tra le squadre d'inizio carriera ce n'è una di cui non facciamo il nome, biancorossa, beh pazienza, come direbbe qualcuno, è stato solo un errore d'infanzia. I know, I know, I made mistakes.